ma intanto, Francesco, questa mattina abbiamo avuto modo di seguire anche, fortunati noi, la puntata di Agora di quest'oggi. Italia-Spagna, purché se magna, questo era il titolo. Abbiamo il piacere di avere il conduttore di Agora, Andrea Vianello, ai nostri microfoni. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi gli ascoltatori. Ciao Poi un po' ci Andrea. sbizzarriamo, ciao Francesco. Ciao. Sui titoli ci sbizzarriamo un po', però Sì, insomma questo. leggiamo tutti i giorni, insomma. Era il Francia e Spagna ed è diventato Italia-Spagna, no? Visto che ieri Volevo. c'era la partita del debito pubblico contro il debito bancario. È finita 1-1, insomma, par È finita il condicio. pareggio di bilancio. Senti un po', tu ci stai raccontando la nostra politica da qualche mese, Ma poi ti manderanno in vacanza. Perché Beh, fine mese, grazie a Dio, pare che un po' qualche settimana devo dire, mi riposo, no, mi riposo, questo riorganizzo. programma è esploso che ho paura che ti fanno fare giugno, luglio, agosto No. e siamo contenti che ci racconti in modo così chiaro e sferzante quello che sta succedendo. E quello che sta succedendo, Andrea, è abbastanza inquietante perché qui. La sensazione che ho io è che PDL, che è frantumato, Lega frantumata, PD, che è Insomma. l'unica entità che sta in piedi, che però vive il travaglio delle alleanze. Insomma, qui mi Regge sembra. nelle macerie, come aveva titolato l'unità dopo le elezioni, no? Esatto. Sì. Ecco, qui Regge nelle macerie. è la sensazione che ho io, che un governo che è abbastanza segna un po' il passo. E tant'è che Monti, per dare un segno di vitalità, ha fatto nomine, se vuoi, un po' improvvisate per la RAI. E la politica che a me sembra che stiano facendo una straordinaria campagna elettorale per Grillo. Come Beh, sì, la sentivo quello che dicevi vedi tu? prima. Ma sono abbastanza d'accordo con te. Ti ho sentito nell'ultima parte in cui intervistavi il questore della Camera e sentivo questo vostro grido, diciamo, di dolore per chi ama la politica, di dire attenzione, che così, insomma, si alimenta un movimento che non è, ormai abbiamo imparato che non dobbiamo più definire Grillo antipolitica, era Assolutamente sopravvalutarlo. no. Non solo perché loro si arrabbiano, ma perché è il sintomo anche di un paese che invece ha voglia di far politica, no? In questa forte distinzione che va fatta tra le sparate del comico genovese e poi invece gli elementi che emergono. Insomma, io ho avuto modo di intervistare Pizzarotti subito dopo il primo turno, quando insomma si era capito che andava, quando insomma si sapeva che andava al ballottaggio con Berlazzoni, e ci si accorgeva di avere davanti una persona completamente diversa dall'immagine che Beppe Grillo trasmette, no? Cioè quella di un cittadino che ha voglia di far politica. Quindi insomma c'è un germe di grande attivismo civile che secondo me è molto bello anche nel Movimento 5 Stelle, ma non c'è dubbio che qui la crisi sta riguardando la politica tradizionale, i partiti, e per ora le risposte sono tardive in una maniera francamente incomprensibile. Cioè sembra che a parole se ne rendano perfettamente conto, ma poi negli atti concreti, che sono atti urgenti, urgenti di autopulizia, anche magari simbolici in una fase come questa, c'è invece una Una chiusura lentezza, anche. sì, c'è una tendenza, un'autoconservazione che poi in realtà è un'autodistruzione, perché insomma il tempo, come diceva prima Francesco Gesualdi, secondo me è molto poco, le elezioni sono alle porte, in realtà si voterà probabilmente a marzo, quando noi diciamo si vota a maggio, probabilmente con l'ingorgo istituzionale anche della Presidenza della Repubblica si voterà a marzo, e quindi insomma il tempo stringe. Negli ultimi giorni qualche cosa è successo, no? Sia da parte del Partito Democratico con l'apertura di Bersani nell'ultima direzione e nel PDL, insomma, la tracimazione clamorosa che portano i risultati anche dei sondaggi dopo i risultati amministrativi stanno spingendo a un cambiamento. Ecco, non vorrei che tutto poi si risolve nel inventiamoci le liste civiche che sono un po' liste civette e cerchiamo così di aggirare il problema, no? Il Ma problema io, sembra un po' più Andrea, profondo. io credo che nel 92-93, dopo la tragedia, il vento di Tangentopoli, Tangentopoli. esatto, sono spariti cinque partiti, cioè è sparito quel blocco culturale, sociale e politico che governava l'Italia da tanti anni. E Berlusconi ha rappresentato e interpretato quel vuoto politico. Oggi che Berlusconi ha esaurito nella maniera più chiara e netta la sua, come si diceva, forza propulsiva, ecco, chi può interpretare quella e Quel vuoto. prendere la bandiera di quel vuoto che è la PDL? Perché ha fallito la Lega, ha fallito il PDL, AN La Lega. sussulti.
che vogliono rimettersi insieme, ma tutto quel blocco moderato a chi va in mano, secondo te? Questo è il grande interrogativo del momento. Credo che in questo momento sia impossibile dare una risposta, perché non c'è nessuno che ancora sta prendendo un profilo così netto da poter diventare il polo d'attrazione, no? Ci sono diversi movimenti interessanti, che ti posso dire, guardo con curiosità questo movimento verso nord. Sì, quello di Alessandro Cè. È quello di Cè, quello di Cacciari, dove probabilmente ci si può anche apparentare un uomo come Bortolussi, ex candidato alla Regione Veneto per il centro-sinistra, uomo insomma della CGA di Mestre, che potrebbe rappresentare per esempio un sostituto diverso della domanda di Nord che viene a mancare con la perdita della Lega. Non dimentichiamoci che il Movimento 5 Stelle in questo momento pesca moltissimo al Nord, e molto poco al Sud, quindi è un movimento ancora in questo momento che evidentemente va a supplire quelle carenze lì, e molto ha preso il Movimento 5 Stelle negli ultimi risultati, nei sondaggi che lo danno ormai come il secondo partito italiano, anche se non è un partito, dal voto moderato del PDL. Certamente c'è il movimento di Montezemolo. Sì. Nascerà realmente? Sarà una lista competitiva? Sarà una lista apparentata? Insomma, siamo nelle grandi manovre. Siamo nelle grandi manovre iniziali, però è un cantiere di cui non si intravede ancora la costruzione, neanche il progetto architettonico. Certo è che lì c'è un grande vuoto, è come un ground zero. C'è il ground zero del voto moderato, c'è il ground zero del voto anche liberale, che è una parola che forse dobbiamo iniziare a riconsiderare, no? Sono tanti che si sentono orfani di un partito liberale. Io credo che lì qualcosa succederà. Penso che se noi adesso ci mettiamo a fare esercizi di previsione, falliamo. Neanche Branco, neanche Branco, che è il più bravo con gli oroscopi, ci riesce. Credo che ci saranno cose sorprendenti. Insomma, una delle grandi avventure di chi fa il nostro mestiere, a me che mi ritrovo il privilegio di condurre tutte le mattine un programma che prova a raccontare la politica, sarà questo. Cioè, sarà quello di raccontare l'anno che cambierà il nostro mondo, no? Tu hai evocato quel drammatico 92 che fu, diciamo, la fine di un'era. Non dimentichiamoci che il 92 arrivò dopo la fine e la caduta del muro di Berlino, quindi insomma c'era stata una clamorosa trasformazione storica, e quasi come una conseguenza, no? Seppure traumatica, con tutti quei cascami giudiziari, avvenne la fine della Prima Repubblica. In realtà questa Seconda Repubblica, insomma, era una Seconda Repubblica un po' di plastica, senza nessuna battuta rispetto a, no, per carità, al partito di Berlusconi, però era una Seconda Repubblica un po' di plastica, ecco. No? E quindi insomma non c'è ancora, in realtà. Bisogna stare attenti al fatto che appunto tutto quel casino, chiamiamolo così, che è successo in quegli anni ha prodotto Berlusconi, e io spero e mi auspico che questi 20 anni siano nella memoria di tutti, nel bene e nel male, nel senso che le scorciatoie in politica portano a dei drammi e a delle disgregazioni che questa volta, in questo ventennio, l'abbiamo pagati amaramente, perché poi tra i governi di Prodi, che era strutturato, esatto, una piccola maggioranza, ecco, l'incapacità di tenere unito tutto nel centrodestra, perché poi Berlusconi una volta se l'è presa con Bossi, poi con Casini, poi con Fini, segno che e non teneva, esatto, non teneva in piedi e non teneva unita la maggioranza, ecco. È chiaro che tutto questo è anche molto dipenderà dalla legge elettorale, non entriamo nei tecnicismi che sono complessi, però penso che uno dei germi, diciamo, visto che insomma siamo persone che amano la speranza e le positività, quello che di buono può emergere da una fase così insomma complicata, e con peraltro con questa scure drammatica della crisi economica europea e italiana in particolare, che ci sta sulle spalle, è che forse siamo arrivati al momento di un ricambio della classe dirigente. Sarebbe ora, no? Che dici? Quello è forse, no, una delle cose che può scaturire da questo tsunami. Forse, insomma, c'è poca generosità da parte della nomenclatura, perché no, c'è un arroccamento tremendo. Si sono inchiodati alla sedia in una maniera vergognosa, devo dire. Guarda, io per esempio sto scoprendo moltissimo l'attenzione del pubblico agli amministratori del territorio, cioè anche in fasi così drammatiche, come quella che è stato il terremoto dell'Emilia,
si è visto come alcuni sindaci, anche di piccoli centri, facciano politica con la P maiuscola in maniera molto più efficace ed attraente di tanti leader nazionali. Io li ho avuti in trasmissione, a volte li ho fatti partecipare anche al dibattito politico, no? E ti accorgi che chi governa le città spesso è un giovane poco conosciuto al grande pubblico, perché magari nei talk show appunto non ci andava, ma che invece mastica amministrazione del territorio, che vuol dire anche amministrazione del paese, in maniera molto più efficace e convincente. Io credo che la politica dovrebbe guardare molto gli amministratori locali in questo momento. Andrea, grazie, e ti disturberemo altre volte perché sei prezioso, e grazie per quello che, come ci racconti la politica dal tuo agorà. Ogni mattina. Grazie a voi, quando volete sono disponibile. Grazie. Andrea Vianello.